nell'oscurità il mondo cessa di girare. Questa sentenza apocalittica ci consentirà di tracciare una sorta di filo conduttore in pochi passaggi tra il folk di Robert Zimmerman e il grindcore dei Napalm Death. Questo perché Bob Dylan nel 1963, tanto per partire dall'inizio, pubblicò il suo secondo album The Freewheeling con la canzone contenuta all'interno di esso Masters of War, i padroni della guerra. Quindi il tema della guerra era già in questo caso naturalmente il fulcro delle canzoni di protesta, non solo di Dylan, anche di chi in parte lo ha preceduto con il folk, quindi con Woody Guthrie, con Pete Seeger. E la canzone in questione può essere considerata il prodromo di un altro pezzo estremamente importante. Quindi il secondo passaggio vede i Black Sabbath. Nel 1970 pubblicano il loro secondo album, Paranoid, che è un bestseller assoluto, tutti lo conoscono, che si apre con War Pigs, quindi da Masters of War si passa a War Pigs, naturalmente il suono è cambiato. E proprio in War Pigs c'è la frase che Ozzy Osbourne canterà, che è Now in darkness, world stop turning, quindi ora nell'oscurità il mondo cessa di girare. Questa frase verrà ripresa esattamente identica in un'altra canzone, quindi grande influenza da parte dei Black Sabbath per un altro gruppo inglese, Discharge. La canzone è The End, brano conclusivo di Hear Nothing, See Nothing, Say Nothing, uscito nell'82 per i Discharge. E sono proprio i Discharge il marchio di cui voglio tracciare qualche coordinata, perché si tratta di uno dei gruppi più influenti della storia della musica dura, del rock duro. Naturalmente abbiamo già notato che affondano come tematiche le loro radici nei testi dei Black Sabbath, musicalmente sicuramente si rifanno ai Motorhead di Lemmy dal 77 in avanti, ma i Discharge metteranno a fuoco e appunto una ferocia sonora già con la loro prima discografia, i primi 7 pollici del 1980, che stabiliranno anche una sorta di iconografia, come possiamo vedere, quindi non solo il bianco e nero in uso in generale nell'anarcho-punk, ma anche un look estremo, quindi tante borchie, insomma un look che diventerà influente a sua volta sui punks dell'epoca. Quindi questa è la loro prima discografia in formato 7 pollici. E vi dicevo, la loro importanza è tale per cui gruppi americani da Olimpo, della storia del thrash metal, come Metallica, come Slayer, come Anthrax o come i canadesi Voivod, vedono nei Discharge un punto di riferimento inconfutabile. Quindi, tornando ad alcuni sparuti esempi della loro discografia, che muterà poi nel tempo in virtù del fatto che il marchio diventerà longevo, abbiamo alcuni momenti di mutazione. Per tornare al discorso relativo alla guerra, è sempre stato esplicito nei loro testi, ma con questo 12 pollici del 1981 che si intitola Why, quindi perché, ovviamente comincia a diventare esplicito anche a livello grafico, quindi le immagini di copertina riportano integralmente delle raccapriccianti foto di guerra, e questo è il motivo che conduttore di gruppi appunto anarcho-punk come i Discharge, che condannano fermamente questo aspetto dell'umanità, quindi i conflitti, le ingiustizie, e ritroviamo sostanzialmente, poi vedremo che i Napalm Death lo faranno ancora dopo di loro, estremizzando ulteriormente il suono nato con i Discharge, ma tornando al folk di Dylan, cambiano i linguaggi espressivi ma non cambiano i contenuti, le dosi di rabbia e sicuramente di disapprovazione nei confronti del potere di determinate forme umane. Vi mostro qualche copertina relativa ai Discharge che vedono con dischi come questo, con la taccia in copertina, un cambio stilistico nel momento in cui il cantante Cole inizierà a cantare con la voce pulita e non più in growl, che è una cosa che praticamente possiamo attribuire di aver inventato. Quindi i Discharge sono stati i primi a urlare in maniera esplicita rispetto ai gruppi punk, che comunque erano già sguaiati, ma determinando poi le influenze del grind e poi del black e di tutte queste cose. C'è un disco, Great New World, di metà anni 80, che loro pubblicheranno,
che vedrà una svolta stilistica, una sorta di esperimento in cui non solo il suono si rifarà agli anni 70, quindi diventeranno appassionati ovviamente come erano di suono stone alla Black Sabbath, anche il cantato per questo momento diventa insospettabilmente acuto e in falsetto, quindi assolutamente non in linea con il resto della loro produzione. Il marchio Discharge è ancora attivo, questi sono alcuni dei loro ultimi dischi. Comunque l'album chiave è del 1982, io avevo 13 anni quando uscì questo disco, vi faccio sentire il perché i Discharge sono stati così importanti. Questo è Il Lato Oscuro di Mob Pista d'Oro, se vi è piaciuto questo video siete liberi di esprimere la vostra preferenza attraverso il canale YouTube di Tsunami. Questi sono i Discharge e io vi saluto.